Bene. Allora, un po' di esercizi, ripartiamo dalle prime cose, quindi serie di Fourier. Allora, questo sarà un esercizio che c'è nel compito perché tra l'altro in analisi 2 non c'era, quindi un esercizio lo faremo, e sarà quello di sviluppare una funzione periodica in serie di Fourier. Quindi ricavare tutti i tempi. Allora facciamo un esempio molto semplice che può darsi che io abbia già fatto, non sono sicuro, però diciamo ripetita di una. Allora, supponiamo di voler sviluppare in serie di Fourier la funzione cosen quadro di x. Ricordate che l'abbiamo già fatto? Mi pare di sì. Vabbè, mettiamo cose in cubo, che è più un po' più difficile. Ok? Allora, qual è il punto qui? Che questo è un polinomio trigonometrico, cioè questo qua quando lo andiamo a sviluppare in serie di Fourier, questa funzione deve dare il numero finito di coefficienti diversi da 0 e poi tutti gli altri uguali a 0. Ok? Quindi certamente io posso anche impostare. Allora, innanzitutto cosa so di questa funzione qui? Allora, io posso fare gli integrali, però gli integrali farò un sacco di fatica per dimostrare che alla fine quali sono zero. E poi devo stare attento perché dovrò capire per quali n vengono diversi da zero. Allora, qualcosa però so, facile, che il d con n sono tutti zero. Questo lo so perché. Se cosen è pari, cosen cubo è pari. Poi so anche che a con 0 quanto fa? Quanto fa? Allora, il cosen cubo a media nulla. Perché? Dove, allora, facciamo prima il grado della funzione così, tra meno pi greco e pi greco, il grado della funzione così lo fa più o meno così. Ok? Se adesso faccio il coseno cubo, che succede? Succede semplicemente che il coseno cubo sarà così. Allora, 0 al cubo sarà così, no? Più o meno sarà una cosa del genere, cioè chiaro che questi valori devono, vabbè, il disegno è ovviamente male, il cubo, il valore della funzione deve essere il cubo di quello di prima, quindi se è compreso tra 0 e 1 scende, se è compreso tra meno 1 e 0 sale, e in 0 vale 0 e in 1 vale 1, 0 al cubo vale 1, 0 e 1 al cubo vale 1, però rimane una funzione dispari, cioè pari, però rimane una funzione, siccome coseno diciamo se lo shift di pi greco mezzi a sinistra diventa seno di meno x, o se lo shift di pi greco mezzi a destra diventa seno di x,
questa integrale qua è uguale a meno questa integrale qua, e la stessa cosa dall'altra parte, quindi a me la media rimane 1, è evidente questo. Ok. Poi dobbiamo calcolare gli altri a con n. Allora, un modo per evitare di calcolare gli integrali è quello di ricordarsi le formule. In questo caso che formule ci servirebbero? Per il coseno di coseno quadro di x, se vi ricordate, ci servivano le formule di duplicazione. Cioè, se vi ricordate, il coseno di 2x era uguale a coseno quadro meno seno quadro, cioè a 2 coseno quadro di x meno 1, quindi coseno quadro di x era uguale a 1 più coseno di 2x mezzi. E questo lo sviluppo in 0 su 0, lo vedi? A con 0 è 1, cioè con 0 mezzi che fa un mezzo, poi a con 2 fa un mezzo, ci sei 1, un mezzo, più coseno di 2 mezzi, più basta. Quindi se qua ci sono servite le formule di duplicazione, là che cosa ci serviranno? Per coseno cubo di x probabilmente. Le formule di duplicazione. Allora, perché? Allora andiamo a vedere. E come si fanno le formule di duplicazione? Vediamo un po', questo è un esercizio banale sui numeri complessi, quindi coinvolge proprio. Allora, coseno di 3x più i seno di 3x, a chi è uguale? E alla 3x, ma posso anche vederlo come e alla x al cubo, o no? Quindi posso anche vederlo come coseno di x più i seno di x al cubo. Questo, se vi ricordate, erano le formule di Demois. E questo qua è coseno di 3x più i seno di 3x. Queste sono le formule dovute alle formule di addizione degli argomenti, no? Quando moltiplico due numeri complessi gli argomenti sono. E questo qua come lo posso sviluppare? Ho un modo alternativo per svilupparlo, per non scrivere così. Binomio di Newton, il cubo di un binomio come si fa? Si fa coseno cubo di x più 3 volte i cos quadro x sen x meno 3 cos x sen quadro x più, anzi meno i sen cubo x. Allora, da questo uguagliando, questo fa sempre coseno di 3x più seno di 3x. Quindi chi è coseno di 3x? È uguale a cos cubo x meno 3 coseno x sen quadro x, o no? Parte reale. Thank you.
è soltanto che non l'abbiamo completamente risolto, ok? Perché non l'abbiamo completamente risolto? Perché io posso ricavare, da qua posso ricavare il coseno cubo di x, portando questo dall'altra parte, però questo ce l'ho il coseno di 3x, coseno di... e qua invece ho il coseno di x che moltiplica a... se inquadro di x, però che posso fare? No. Come 1 meno, allora quindi questo qua è coseno cubo di x meno 3 coseno di x e 1 meno coseno quadro di x, quindi quanto mi viene? Mi viene coseno cubo più 3 coseno cubo fa 4 coseno cubo di x meno 3 coseno di x. Quindi, se abbiamo fatto bene i conti, chi è coseno cubo di x? Uguale 3 coseno x a più coseno di 3x. Poi naturalmente adesso se volete controllare cosa fate? Per esempio, posso cercare di... Allora qualcosa c'è scritto che a con 1 è uguale a 3 quarti, a con 3 è uguale a 1 quarto. E poi basta. O no? Ci siamo fino a qui. E allora, dal momento che l'ho fatto abbastanza velocemente, però voglio essere sicuro, voglio controllare, cosa faccio? Controllo con 1, per esempio. È difficile, cioè, posso controllare pure tutti e due. Poi dovrei controllare anche che tutti gli altri facciano 0. Però in realtà, se con 1 fa 3 quarti, è molto probabile che abbia fatto bene. No? Perché se ho fatto un errore, che parte probabilmente sbagliato, ok? Che il pezzo di coseno x mi viene da qua, no? Ok, allora come si fa? Come si calcola a con 1? A con 1 uguale 1 su pi greco, o se preferite 2 su pi greco, integrale tra 0 e pi greco del coseno cubo di x coseno di x. Allora questo posso scrivere come 2 su pi greco integrale tra 0 e pi greco di coseno alla quarta di x del x. Ok? Allora, quanto fa l'integrale di coseno alla quarta? Ricordatevi che coseno quadro di x più sen quadro di x al quadrato fa 1. Allora qui c'ho, ma questo mi fa anche coseno alla quarta di x più seno alla quarta di x più
2, o squadro se inquadro. Lo squadro se inquadro, questo non è altro che diciamo seno di 2x al quadrato mezzi. Okay. Allora, se io vado a fare l'integrale tra 0 e pi greco di 1 di x, ovviamente con pi greco, ma questo è uguale, diciamo. Ora, per questione di simmetria è facile verificare che se faccio l'integrale di questo o di questo tra 0 e pi greco viene la stessa cosa, no? Perché coseno di x è uguale a seno di pi greco mezzi meno x, allora l'integrale di questi due, quindi qua posso scrivere questo è uguale a due volte l'integrale da 0 e pi greco del coseno alla 4 di x più l'integrale tra 0 e pi greco del sen quadro di 2x mezzi di x. Ok? Ma ponendo 2x uguale t, 2x diventa t, dx è uguale a dt mezzi, e qua viene 2π. Allora, qua il l'integrale del sen quadro tra 0 e 2 mezzi, qua, quindi qua c'è quarti, qua c'è già mezzi, qua c'è quarti, perché c'è quarti? Perché dx è uguale a detti mezzi e c'era già un 2. Allora questo integrale qui fa pi greco quarti, perché l'integrale del sen quadro da 0 e 2 pi greco fa pi greco, fa la metà dell'integrale 1, no? Perché l'integrale di sen quadro e sen quadro sono uguali. E allora, come vedete, pi greco meno pi greco quarti fa 3 pi greco quarti, e allora se ne ricavo che questo integrale quanto fa? Fa 3 pi greco ottavi per 2 su pi greco. L'integrale fa 3 pi greco ottavi, 2 su pi greco c'è fuori, quindi semplifico e vedete che viene 3 quarti. Okay. E questo è un... quindi poi se volete potete controllare pure l'altro. Fondamentale è che dovete osservare, ricordarvi che se io vi do un polinomio trigonometrico, cioè un polinomio in seno e coseno, questo si può scrivere come una combinazione lineare finita di seno di x, seno di 2x, coseno di 2x. Questa è una possibilità. Poi andiamo a prendere una funzione f di x, facciamo un altro esercizio, uguale al minimo, questo sarà un esercizio abbastanza standard, tra i greco mezzi e il valore assoluto. Ah, questo se x è minore o uguale a pi greco, e poi la funzione prolungata è 2 pi greco e 2 pi greco.
Diciamo che in genere io quando davo questi esercizi in analisi 2 non perché diciamo considero soltanto funzioni di ortica ecoperiodiche, però potrebbe venirmi anche la tentazione di dare qualche funzione di T periodica a un periodo diverso, siccome lo dovete fare pure per altri corsi, aggiustare in base al periodo. Ecco, una cosa, in realtà facciamo questo esercizio, poi volevo dire altre due cose su questa. Facciamo prima questo esercizio. Allora, cosa posso dire di questa funzione qua? È pari. Quindi, di con n è uguale a 0. Allora, cominciamo con a con 0. Chi è a con 0? Integrale tra 0 e pi greco di f di x che è uguale a 2 su pi greco. Allora il grafico della nostra funzione tra 0 e pi greco mezzi sale fino a pi greco mezzi, perché il valore assoluto di x è minore di pi greco mezzi, poi da pi greco mezzi a pi greco qua siamo pi greco mezzi. Da pi greco mezzo e pi greco rimane costante, quindi qua si può, questo integrale si può calcolare anche più in fretta come altro, perché qua abbiamo pi greco mezzi per pi greco mezzi, quindi qua abbiamo pi greco quadro quarti, e poi qua abbiamo pi greco mezzi per pi greco mezzi diviso 2, quindi pi greco quadro ottavi. Quindi pi greco quadro diviso pi greco lo metto in evidenza di pi greco, poi rimane 2, un quarto più un ottavo fa 3 ottavi, quindi viene 3 quarti pi greco. A con 0 mezzi verrà 3 ottavi pi greco, cioè verrà questa, che verrà esattamente la media di questa funzione. Ricordate, a con 0 mezzi è la media della funzione, ovviamente la funzione poi è pari dall'altra parte con la stessa media. Questo ci conforta sul fatto che abbiamo fatto bene a con 0. Adesso dobbiamo fare a con n. Allora, a con n è uguale a 2 su pi greco per l'integrale tra 0 e pi greco di f di x per coseno di nx in dx. Ma questo altri non è che 2 su pi greco integrale tra 0 e pi greco mezzi di x coseno di nx in dx più, qua ci metto una bella parentesi, integrale tra pi greco mezzi e pi greco di coseno di nx in dx. Allora, per qua finire con mezzo, perché da pi greco mezzo a pi greco la funzione f vale a pi greco mezzo, invece prima vale x. Ok?
uguale. Adesso andiamo a fare il gruppo. Continuo qua. 2 di greco. Allora, qua mi viene x seno di nx valutato da 0 di greco mezzi meno l'integrale tra 0 e pi greco mezzi di seno di nx, qua ci mancava su n, seno di nx su n più pi greco mezzi seno di nx diviso n valutato tra pi greco mezzi e pi greco. Facciamo la torre. Allora qua mi viene 2 su pi greco per seno di n pi greco mezzi fratto n, poi a 0 viene 0 perché c'è la x, poi viene meno, anzi più coseno di nx fratto n quadro valutato tra 0 e pi greco mezzi più, allora, quando ci metto pi greco seno di n pi greco so già che fa 0, quando ci metto pi greco mezzi viene seno di n pi greco mezzi fratto n, quindi qua viene pi greco mezzi con il meno perché l'estremo basso e il seno di n pi greco mezzi fratto n. Aspetta un attimo, ci sta. Sì, qua ci manca pi greco mezzi perché c'era la x, no? Allora io ho detto n pi greco mezzi, mi devo mettere pi greco mezzi. Allora vedete che questo e questo se ne vanno, è giusto che se ne vadano? Sì, perché è giusto che se ne vadano? Perché non ci possono stare in A con n dei pezzi che vanno come 1 su n, perché se ci fossero in A con n dei pezzi che vanno come 1 su n vorrebbe dire che quando prendo il valore, diciamo, la serie non sarebbe totalmente come, mentre invece per la funzione regolare a tratti è continua e quindi la serie deve essere totalmente come. Quindi qua alla fine lo scrivo qua, tanto questo è qua, questo è 2 su pi greco che moltiplica n quadro, qui lo metto in evidenza, quindi 2 su n quadro pi greco per coseno di n pi greco mezzi meno 1. Ok? Allora, e questa è l'espressione di A con n. Ora naturalmente se qua ci sono n, coseno di n pi greco mezzi, e quanto fa? A seconda dei valori di n fa 1, 0, meno 1 e 0, perché se n viene 0 qua fa 1, se n viene 1 viene 0, se n viene 2 viene meno 1, se n viene 3 viene 0 e così via. Quindi se diciamo n è della forma 2k, cioè n pari, vediamo, della forma 2k più 1, cioè dispari, se n è 2k più 1 questo qua viene sempre 0, quindi qua mi rimane solo meno 1, quindi io ho che a con l'indice 2k più 1 farà 2 fratto pi greco per 2k più 1 al quadrato.
se n è della forma quattro k, ma con 4k fa 0, perché se n è divisibile per 4, questo n mezzo è divisibile per 2, poi viene 1, poi viene 0. Invece se n è della forma a 4k più 2, che sono i numeri pari ma divisibili per 2 ma non per 4, a 4k più 2 fa, a qua viene meno 1, meno 1 fa meno 2, fa meno 4 fratto pi greco per 4k più 2, perché n vale 4k. Se abbiamo fatto bene i conti, adesso controlliamo. Questo ho dato un po' per questo. Come controllo il compito di uno che l'aveva fatto bene, che stava il risultato. Vediamo. Ho trovato. Questo. N quadro più è così n più che mezzo meno, vabbè, io lascio la scritto. Sì, ok. Meno 2 su n quadro più che se n è dispari. Meno 2 per meno 1 alla k. Meno 2 se n è pari, infatti se k della forma 2 esatta. Va bene. Dovrebbe essere. Ok. Allora, una cosa. Ok. Quindi un esercizio, probabilmente ci orienteremo verso i 5 esercizi. A con 2k più 1, sì, dovrebbe essere sbagliato il segno. Sì, sì, ci manca di più. Infatti, ok, allora ovviamente qua non ho scritto, dovete scrivere anche l'espressione f, no, che è f di x è 3 di greco ottavi, cioè con 0 mezzi, più la somma per n che va da 1 all'infinito, via con n che era, mi pare, 2 di pi greco per coseno di n pi greco mezzi meno 1 fratto n quadro e coseno di n. Questo lo dovete scrivere. Però poi se vi viene chiesto altro di fare, diciamo,